La Campania sta cominciando a ripartire. Investimenti, produttività e commercio stanno iniziando a crescere. È una fotografia in bianco e nero, quella scattata dal presidente della regione Stefano Caldoro in occasione del dibattito sulla crisi economica sollecitato dal PD in consiglio regionale. Nel corso del suo intervento il governatore, pur sottolineando lo stato di crisi in cui versa non solo la nostra regione ma tutta l'Italia, ha illustrato i provvedimenti messi in campo dalla sua giunta per uscire dalla stagnazione. E sul caso Irisbus ha aggiunto: la Campania è un caso particolare, la più grande regione del sud, una regione che ha grandi imprese nazionali e quindi su questo il tavolo nazionale è essenziale. Abbiamo trovato l'unità di tutti su questo punto, quindi non saremo lì pronti con le nostre ragioni, le nostre buone ragioni, con i nostri investimenti, con le nostre grandissime potenzialità. Nel corso del Consiglio l'Assemblea ha inoltre approvato 3 ordini del giorno. Il primo sulla crisi di Alenia, il secondo per proporre in chiave nazionale la legge elettorale campana con le preferenze di genere, il terzo per favorire il maggior coinvolgimento possibile dei circoli velici napoletani nell'avventura dell'America's Cup. Ai nostri microfoni Giuseppe Russo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Noi essenzialmente non solo staremo lì per vedere il governo che tipo di consapevolezza ha e quali strumenti ha, ma stiamo anche lì per dire in che modo l'opposizione affronterebbe questa questione. Perché la nostra responsabilità non è solo mettere i manifesti sulle incapacità di questo governo, ormai del tutto palesi, quelle del governo nazionale e anche quelle del governo regionale. Noi diremo in questo Consiglio quali sono le manovre, le condotte e gli strumenti che un'opposizione responsabile ritiene indispensabili perché si risollevi l'economia della regione Campania.